Mi chiamo Samantha e sono di Agropoli. Per tanto tempo sono stata l'amante di un uomo poco legale che era il mio vicino di casa. A cominciare, mamma. Sono sempre stata una bella donna e non mi sono mai mancati corteggiatori, soprattutto sui social. Ma dovete sapere che ero molto dubbiosa e quindi non accettavo di scrivere con altri uomini sui social. Quest'uomo però mi colpì in particolar modo, ci sapeva fare, tant'è che mi ha coinvolto. E ci scrivevamo tutti i giorni per 2 mesi, finché mi rivelò la verità, che lui era il mio vicino di casa. Io lo conoscevo bene, sapevo che era un uomo sposato e che aveva il vizio delle donne, quindi lasciai perdere. Ma lui insistette molto solo per prendere un caffè. Il caffè. Così ci incontrammo in macchina, in quel vicoletto, e iniziamo a parlare. E come si dice a Napoli, m'arravogliai mani e piedi. Mi lego mani e piedi, non mi fece capire più niente. Ero persa. Quindi iniziamo la nostra storia. Ci vedevamo quasi tutte le sere. Io finivo il lavoro, staccavo e andavo da lui. Fino a che tutte le promesse che lui mi manteneva non si realizzavano, cioè quelle di lasciare la moglie. E decisi di chiudere. Ma lui continuava a insistere, era geloso, diventò possessivo, tant'è che dovetti lasciare anche il mio lavoro di parrucchiera, perché lui mi chiamava insistentemente al lavoro e giustamente il mio datore mi disse che non voleva entrare in certe dinamiche che potevano andare a far sì che il lavoro diventasse negativo. E allora dovetti trovare un altro lavoro. Nel frattempo, però, la moglie scoprì tutto. Trovò il suo secondo telefono con le nostre foto e venne sotto casa mia. Fortunatamente io avevo trovato un altro lavoro ed ero al lavoro, quindi non mi trovò. Lui mi chiamò avvisandomi, dicendo di stare attenta perché la moglie aveva intenzione di farmi capire con le maniere forti che era il caso di interrompere questa storia. Io decisi che non potevo andarmene via, anche se lui mi aveva consigliato questo, perché avevo il mio lavoro, la mia casa, mio figlio, e decisi di affrontarla e di prendermi le mie responsabilità. Ma lui fu bravissimo a farla desistere da questa cosa, perché gli disse che ero tutta colpa mia, che era inutile che parlava con me, che ero una poco di buono e che quindi avrebbe lasciato perdere tutta la situazione. Quindi per un po' siamo stati distanti, ovviamente dopo questo io non volevo sapere più niente di lui. Ma lui insisteva, mi chiamava. E mi convinse a vederci un'ultima volta, sempre là, in quella macchina, in quel vicolo, al buio, come se la notte potesse coprire il nostro peccato. E di nuovo mi fece cadere con le sue parole, con le sue promesse. Ricominciamo la relazione. E lui incominciò a essere però violento. Mi ricordo una volta mi stavo asciugando dopo una doccia in bagno e mia sorella entrò all'improvviso. Mi guardò, avevo il corpo pieno di liquidi. Ovviamente lei sapeva già, ma mi chiese che sta succedendo. E io inventai scuse su scusa per non fargli sapere la verità. Dopodiché decisi di lasciarlo perché ero a pezzi, non capivo che quello non era un amore sano. Lui insiste, mi chiama, mi messaggia. Io riesco a essere forte per un po' di tempo, ma lui, dopo l'ennesima telefonata a cui non avevo risposto, decido di rispondere e mi dice che vuole un ultimo incontro. In cuor mio speravo di avere la forza di chiudere quella storia. E ritornammo di nuovo in quel posto. In quel posto dove tutto era nato e tutto per me doveva finire, ma così non fu. Mi riempì di promesse, mi disse che avrebbe lasciato la moglie, che l'amore della sua vita ero io. Ed effettivamente fece così, lasciò sua moglie e ci fidanzammo in casa. Purtroppo non mi resi conto però di che uomo era, tant'è che era violento. Aveva lasciato il lavoro per mettersi in situazioni poco legali. Andava a vendere delle cose su piazza e io lo accompagnavo. E
Pensavo che ero una stupida a farlo perché avevo un figlio e stavo rischiando grosso. Fortunatamente però lo arrestarono e io mi liberai di lui per un po', anche se comunque lo so che state pensando. Gli pagavo l'avvocato, lo andavo a trovare ogni settimana e quando uscì tornammo insieme. Ma avevo un sesto senso che mi diceva che qualcosa non andava. E infatti scoprì che si stava risentendo con l'ex moglie. Quindi lo lasciai. Solito iter, lui mi messaggia, mi chiama. Io lo blocco dovunque, fino a che viene sotto casa mia. Non lo so perché, ma io sapevo che quella sarebbe stata davvero l'ultima volta. Ci salutammo. Lui disse che mi amava e che mi avrebbe chiamato dopo qualche ora. Una telefonata che non è mai arrivata. Tempo dopo ho visto sui social che è tornato con la moglie, che aspettano un bambino, e che sono all'apparenza felici, perché credo che certe persone non cambiano mai. So di aver vissuto un amore malato, so di aver sbagliato. E credo che se non ci fossi stata io sarebbe stata un altro. Sinceramente non avrei pensato nella mia vita di cadere in una situazione del genere. Mi reputavo una donna forte, una donna bella, una donna indipendente. E mi sono trovata all'improvviso in una realtà dove facevo fatica a riconoscermi, dove tutti i miei valori, tutta la mia vita era stata completamente capovolta, sopraffatta, manipolata da un uomo che mi aveva fatto credere di tutto, ma a cui non erano seguiti i fatti. Sinceramente, mi sento in colpa solamente verso me stessa e verso la moglie. E mi dispiace molto per lei, perché nonostante tutto, io adesso riesco a essere una donna libera e piano piano mi riprenderò. Ma quella donna purtroppo sta insieme a un uomo e pensa che il figlio lo possa cambiare. Ma si dice a Napoli che chi nasce tondo non muore quadro. Quello è purtroppo un uomo che è anaffettivo, non riesce a amare nessuno. Lui le persone le vuole possedere come se fossero oggetti, ma non le amano. Spero solo che almeno riesca a essere un buon padre. Buona vita.